Euroregione News. Fiume Isonzo, un tavolo transfrontaliero per gestirlo. La regione Friuli Venezia Giulia punta a costituire un vero e proprio tavolo Isonzo tra i più importanti corsi d'acqua del territorio regionale per poter arrivare ad una gestione ottimale del fiume in un rinnovato dialogo con la Slovenia. Nel corso del convegno a Gorizia, Isonzo un fiume da mare, per la presentazione dei risultati del laboratorio Isonzo, l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito ha confermato la volontà istituzionale di attivarsi per questo tavolo di confronto. L'Isonzo è il più importante corso d'acqua transfrontaliero in Italia, con un bacino idrografico che per due terzi ricade in territorio sloveno. L'Isonzo, ha sottolineato l'assessore Vito, è un fiume ricco di valori. Rappresenta uno straordinario patrimonio non solo dal punto di vista ambientale della biodiversità, ma anche da quello storico-culturale. Il convegno ha permesso di presentare i risultati delle attività del laboratorio sia per quanto riguarda il modello idraulico per la gestione degli interventi di manutenzione, sia per il monitoraggio e la previsione delle piene fino all'analisi della qualità delle acque. Illustrati il progetto transfrontaliero CAMIS per la gestione del fiume Isonzo e il progetto Nexus a cura del Ministero dell'Ambiente e promosso nell'ambito della Convenzione delle Alpi per coniugare domanda di acqua e sostenibilità. Avete ascoltato Euroregione News.